Occupiamoci di questa struttura, che è una struttura formata da 1, 2, 3 e 4 tronchi. Quindi il numero totale complessivo dei gradi di libertà, 3 gradi per tronco, sono 4 tronchi, quindi 3 per 4, 12. Vincoli semplici: 2, 4, 8, 10, 12. E quindi il numero dei vincoli semplici equivale al numero dei gradi di libertà. La struttura potrebbe essere isostatica. Come vanno conteggiati i vincoli in questa cerniera con tre aste? Allora, consideriamo le aste accoppiate due per volta. Quindi abbiamo quest'asta e quest'asta, due gradi di libertà, che vengono soppressi dal vincolo. Poi questa asta e questa, altri due gradi di libertà. Quest'asta e quest'altra, altri due gradi di libertà. In totale abbiamo 6 vincoli semplici. Due vincoli semplici dobbiamo sottrarne 2, e quindi abbiamo un numero complessivo di vincoli semplici in questa cerniera che è pari a 4. Quindi 4, 6, 8, 10, 12. Bene, possiamo allora passare alla individuazione delle reazioni vincolari con metodo grafico. Allora, possiamo cominciare a tracciare la retta d'azione della forza F. La struttura è caricata semplicemente con la forza F sul secondo tronco. Cosa possiamo dire per quanto riguarda le rette d'azione delle reazioni degli altri vincoli? Allora, per quanto riguarda il terzo tronco, è evidente che la reazione della cerniera sul terzo tronco e la reazione della cerniera D devono essere allineate per l'equilibrio. Quindi abbiamo queste rette d'azione. Lo stesso discorso vale per il quarto tronco. La reazione della cerniera C sul quarto tronco e la reazione della cerniera E devono essere allineate per l'equilibrio. Per quanto riguarda il primo tronco, possiamo dire che la retta d'azione del doppio pendolo è sicuramente parallela al suo asse. Si può trovare in un qualunque punto del piano, ma affinché ci sia equilibrio, questa retta deve passare per la cerniera A, in maniera tale che la reazione della cerniera A possa equilibrare la reazione del doppio pendolo. Quindi la reazione della cerniera A ha questa direzione. Ma questa è anche la direzione della reazione del doppio pendolo sul primo tronco e anche sul secondo tronco. Quindi, per quanto riguarda il secondo tronco, possiamo dire qualcosa. Conosciamo questa retta d'azione. Conosciamo questa retta d'azione, che ripeto, la reazione del doppio pendolo sul secondo tronco. La retta d'azione della cerniera C dovrà passare allora per questo punto, affinché ci sia equilibrio e quindi un poligono di vettori chiuso. E allora tracciamo questa retta d'azione. Possiamo dunque tracciare il poligono dei vettori, quindi disegniamo accanto la forza F, dalle sue estremità conduciamo le parallele a questa direzione e a questa direzione, più o meno. Quindi questa è la forza F, e allora questa sarà la reazione di B sul secondo tronco, e questa è la reazione di C sul secondo tronco. E queste forze le possiamo andare a sistemare sullo schema. In realtà questa reazione di B sul secondo tronco possiamo spostarla proprio nel punto B. Ma questa forza rispetto al punto B ruota in senso orario, e dunque raggiungiamo questo momento di trasporto M con B sul secondo tronco. Il doppio pendolo reagirà con forze uguali opposte sul primo tronco, quindi il momento e la forza R con B primo in effetti sono prodotte dallo spostamento di questa reazione R con B sul primo tronco, spostamento nel punto B, e anche qui con coppia di trasporto, in questo caso antiorario. La reazione di A dovrà essere uguale opposta a questa. La possiamo disegnare qui. E allora, le reazioni della cerniera C sugli altri due tronchi, il terzo e il quarto tronco, facciamo questo ragionamento. Affinché ci sia equilibrio, la cerniera C deve produrre reazioni vincolari a risultante 0, quindi poligono di vettori chiuso. E allora disegniamo la reazione R con C, secondo, sul secondo tronco. E allora,
consideriamo la parallela a questo tronco e a questo tronco che conduciamo dall'estremità di questo vettore, quindi possiamo avere questa parallela e questa parallela. Abbiamo detto questa è la R con C sul secondo tronco, e allora per l'equilibrio dobbiamo avere, quindi poligono e vettore chiuso, questa forza parallela a questa direzione è la R con C sul terzo tronco, questa forza sarà la R con C sul quarto tronco, e queste forze possiamo inserirle qui sullo schema. Dunque la reazione di D sarà uguale opposta a questa, possiamo disegnarla così, la reazione in E sarà uguale opposta a questa, lo disegniamo allora così. Abbiamo dunque individuato le reazioni vincolari, possiamo passare al tracciamento dei diagrammi. Cominciamo a tracciare il diagramma del momento su questo stesso schema. Partiamo dal punto A. La reazione R con A va verso sinistra, tende le fibre di destra del tronco. Quindi il diagramma va tracciato dalla parte destra del ritto. Il diagramma varia con legge lineare, quindi abbiamo un diagramma più o meno di questo tipo. Per l'equilibrio di questo nodo ribaltiamo questa ordinata, centrando qui col compasso, abbiamo questa ordinata che è relativa al nodo appartenente, considerato appartenente al traverso. Come continua il diagramma? Se ci mettiamo in una generica sezione, l'unica forza che precede la sezione stessa è questa, che è parallela a questo traverso, quindi il diagramma del momento è costante, fino alla forza F. Dopo la forza F interviene appunto la forza F, e la reazione R con B sul secondo tronco, la cui risultante si troverà su questa retta perché dovrà essere uguale opposta a questa, alla forza R con C secondo. Quindi questa è la risultante di F più R con B secondo. Con R con B secondo intendiamo la reazione del doppio pendolo nella sua posizione iniziale. Quindi questo è un punto di nullo. Uniamo. Per quanto riguarda questo tronco e questo tronco, non abbiamo alcun momento perché abbiamo solo forze assiali, e dunque il diagramma del momento finisce qui. Passiamo dunque al tracciamento del diagramma del taglio. Allora, abbiamo già preparato lo schema. Ricordiamo le convenzioni. Taglio positivo se sul coniuge generico abbiamo queste forze taglianti, e nel caso opposto il taglio negativo. Disegniamo una tratteggiata e stabiliamo che dalla parte della tratteggiata andiamo a indicare i valori negativi del taglio. Partiamo dal punto A. La forza tagliante è questa. Rispetto al coniuge generico abbiamo questa situazione del taglio, quindi un taglio positivo, rotazione oraria, e dunque lo disegniamo dalla parte opposta alla tratteggiata, in opportuna scala, ma per esempio uguale esattamente a questa forza. Taglio positivo. Proseguiamo sul traverso. Le forze che precedono la generica sezione, l'unica forza è questa, che però è assiale. Dunque non c'è taglio per tutto il traverso fino a questo punto. Superato questo punto c'è la forza F, che in una generica sezione genera un taglio evidentemente negativo, che andiamo a disegnare dalla parte della tratteggiata. Su questo tronco non abbiamo taglio perché abbiamo solo forze assiali, e lo stesso per quanto riguarda quest'altro tronco, quindi il diagramma del taglio finisce qui. Passiamo allora al tracciamento del diagramma dello sforzo normale. Convenzioni: se sul concio abbiamo forze assiali di trazione, lo sforzo normale è positivo, altrimenti se abbiamo compressione lo sforzo normale è negativo. Tracciamo come al solito una tratteggiata e stabiliamo per convenzione che dalla parte della tratteggiata andiamo a indicare i valori negativi dello sforzo normale, quindi la compressione. Partiamo da A. E se ci poniamo in una sezione successiva al punto A, l'unica forza agente è questa, che è normale, cioè perpendicolare alla direzione del ritto, quindi non c'è sforzo normale. Poniamoci ora in una sezione successiva a questo nodo, e qui la forza assiale cede, è proprio questa, che possiamo immaginare trasferita qui, perché la forza agisce qui, è vero, però
spinge tutto il dritto verso sinistra, quindi agisce anche in questo punto. Abbiamo allora la forza va verso sinistra, abbiamo trazione, sforzo positivo fino al punto B, ma in realtà dopo il punto B, se ci poniamo in questa generica sezione, abbiamo ancora trazione, trazione che è prodotta da questa forza. La forza F non interviene in alcun modo perché è perpendicolare al traverso e quindi il diagramma continua così. Ed è dunque positivo. Sul terzo tronco abbiamo queste due forze che lo comprimono, quindi diagramma di compressione negativo. Su questo tronco forza di trazione, quindi diagramma positivo. Questo è il diagramma dello sforzo normale. Possiamo fermarci qui. Buon lavoro.